stato qualche assessore in giro a fare premiazioni all'Acqua Cedrosa e qui al Palazzo dello Sport, perché c'è la chiusura di specialisti qui a Roma, ma non potevo mancare in questa occasione, ce l'avevano conseguiti, ma anche perché il CONI deve essere a fianco di queste iniziative e lo deve fare anche con la testimonianza personale e con la presenza. Perché? Perché torneo con questo intitolato Marco Seguiti raccoglie tutti i valori che il Comitato Olimpico e il mondo dello sport vuole perseguire. L'educazione per i giovani, questo è un torneo giovanile, con la riaffermazione dei valori di realtà, impegno, amicizia, ma poi c'è la solidarietà e mi sembra che Seguiti lo ha ben espresso allargando l'area della solidarietà. E poi c'è l'internazionalità, lo sport supera le barriere, siamo un clima olimpico, fra poco partono, vengo dalla Quagliatura dove c'è stato un evento in questi giorni di tutti gli olimpionici che sono venuti a fare le visite e a provare e a ritirare l'abbigliamento, tra l'altro essere immersi in quel clima dove l'italianità è così bella e così forte, veramente ci riporta un clima di internazionalità che noi dovremmo sempre avere. Non chiudiamoci nel ghetto né dei nostri confini né a volte delle nostre idee o delle nostre presunzioni. Lo sport riesce a far superare tanti limiti. Poi c'è un altro punto che questo torneo riafferma fortissimo, quello della memoria e della tradizione, cioè ricordare persone che hanno dato allo sport, che sono state nello sport e che hanno rappresentato questi valori. Beh, questa è una caratteristica tutta nostra, tutta del mondo sportivo, e dobbiamo riaffermarla, dobbiamo passare il testimonio alle nuove leve, ai nuovi giovani, perché la tradizione diventa anche la forza di una nazione. Nient'altro, solo per questo, come dire, mi sembrano tanti motivi per essere qui, perché il CONI sia vicino al torneo e a questa bellissima iniziativa. Grazie.